Mi chiamo Fabrizio Caldara, sono dottore in biotecnologie e direttore del Centro Studi Termali Pietro d'Abano. In oltre 30 anni di attività, il centro è diventato un punto di riferimento internazionale per la ricerca, con oltre 300 pubblicazioni. Le terme, situate ai piedi dei Colli Euganei e a solo mezz'ora da Venezia, sono note per la qualità terapeutica dell'acqua e del fango. Il fango è costituito da due componenti, un'argilla prelevata dal lago Costa di Arqua Petrarca e l'acqua termale. Comunemente si ritiene che l'efficacia di un fango terapeutico sia legata alla temperatura, quindi al calore rilasciato. In realtà il Centro Studi ha dimostrato che esiste anche un altro fattore, un fattore di origine organica. Se si lascia il fango immerso in acqua a una temperatura di 38 gradi, dopo circa 60 giorni, detto periodo di maturazione, si forma un biofilm superficiale di colore verde-azzurro, composto da microorganismi unicellulari, principalmente cianobatteri e diatomee. Fondamentale è che l'acqua sia acqua termale, ricca cioè di specifici sali minerali e gas disciolti, e che siano garantite condizioni di illuminazione e temperatura appropriate. Per ottenere un fango di qualità superiore abbiamo messo a punto un protocollo che negli impianti certificati permette di intervenire su una serie di parametri: flusso dell'acqua, temperatura, illuminazione. È così che nasce l'argilla biotermale. L'acqua compie un lungo percorso prima di arrivare alle terme. Trae origine dalle prealpi dell'altipiano di Asiago, scende fino a 3.000 metri di profondità, dove rimane per migliaia di anni, per poi sgorgare nei pozzi euganei a 80 gradi, arricchita di sali e gas. Date le sue proprietà, viene definita acqua ipertermale salso-bromo-iodica. Il contenuto di azoto, 90% dei gas totali, è fondamentale per la crescita cianobatterica. I cianobatteri endemici che colonizzano la superficie del fango producono delle sostanze note come principi attivi. In collaborazione con altri istituti di ricerca, il Centro Studi ha dimostrato che questi principi attivi hanno efficacia antinfiammatoria pari a quella dei farmaci di riferimento, ma senza effetti collaterali. Per tutti coloro che svolgono attività sportive e sottopongono i muscoli e le articolazioni a continui sforzi, l'argilla biotermale è quanto di più adatto per affrontare e prevenire casi di infiammazione. Analogamente, nelle patologie croniche come l'artrosi o l'osteoartrosi, risulta la soluzione più indicata, insieme a corrette abitudini alimentari e a uno stile di vita attivo. Negli ultimi 100 anni, il processo di maturazione dei fanghi non è cambiato. La ricerca sui principi attivi antinfiammatori e antiossidanti dei feltri cianobatterici ci insegna tuttavia che questo processo si può migliorare. Lo scopo nei prossimi anni sarà quello di diversificare la gamma dei prodotti termali, migliorarne la qualità terapeutica e andare incontro a una domanda di mercato sempre più ampia ed esigente. Al termine di una giornata passata di corsa, da un appuntamento di lavoro all'altro, in ufficio, davanti al computer, si finisce col sognare qualche ora di relax in piscina o un idromassaggio rilassante. In moltissimi casi non c'è il tempo di prendere l'automobile e dirigersi verso località di villeggiatura. Ecco perché la soluzione ideale, a pochi chilometri da Padova, nella splendida località di Abano Terme, la possono offrire gli hotel Elvezia, in via Marzia, e Roma, in via Mazzini. Due strutture a 4 stelle, all'interno delle quali è possibile prendersi cura del proprio corpo e del proprio spirito, sollevandosi dallo stress e dai pensieri della vita quotidiana, per un weekend oppure una settimana intera. L'hotel Elvezia e l'hotel Roma, che hanno rispettivamente 110 e 90 camere, utilizzano come fonte di benessere l'acqua termale in tutte le sue proprietà curative. Si comincia con le piscine, che contengono acqua termale a 35 gradi costanti, sia d'inverno che d'estate, e si prosegue poi con gli idromassaggi, le saune, le cascate di ghiaccio e tutti i massaggi, dallo shiatsu al thailandese, passando per quello che prevede la posa sul corpo delle pietre laviche e finendo con la vasca jacuzzi. Dal benessere alle cure vere e proprie il passo è breve. In primis c'è la fangoterapia.
Il fango, prima di essere passato sul corpo, trascorre alcuni mesi immerso nell'acqua termale, acquisendone tutte le proprietà terapeutiche. L'ideale per avere i migliori benefici è sottoporsi a 2 settimane continuate di trattamenti, ma se non è possibile, si può anche optare per 1 settimana in primavera e 1 in autunno, per affrontare preparati e forti le insidie dell'inverno. Oltre ai fanghi, all'Hotel Helvetia e all'Hotel Roma è possibile anche sottoporsi alle inalazioni con acqua termale, rinforzando così le vie respiratorie tartassate nel periodo più freddo dell'anno. C'è poi tutta una vasta gamma di trattamenti estetici per il viso e per il corpo. Fino a qualche anno fa, al benessere delle terme ricorrevano nella maggior parte dei casi solo le persone anziane. Ora sono molte anche le coppie giovani che magari non possono permettersi 1 settimana intera, ma un weekend se lo concedono volentieri, visto l'eccezionale rapporto qualità-prezzo. All'Hotel Helvetia, in via Marzia, e all'Hotel Roma, in via Mazzini, ad Abano Terme, si può ricorrere sia alla formula della pensione completa che a quella della mezza pensione. La cucina è regionale e internazionale, leggera ma senza rinunciare al gusto. La cortesia e la professionalità sono poi gli ingredienti immancabili per rendere la permanenza nelle 2 strutture davvero indimenticabile.